Resteranno esposte fino al prossimo 28 ottobre presso lo spazio Officina Riviere Marruccini a Pescara le stratigrafie immaginarie dell'architetto e pittore pescherese Alessandro Sonzini. Sei acquerelli che rimandano a un'idea di città, un paesaggio urbano contemporaneo, in parte reale, in parte in divenire, con una serie di striature come flussi di energia pura. Il riferimento non può che essere la nuova Pescara, il grande progetto di fusione tra i comuni di Pescara, Monte Silvano e Spoltore, e per il quale Sonzini, in qualità di architetto, ha redatto un dettagliato studio commissionato dall'Associazione Nuova Pescara. Ciò che traspare è anche il concetto del cambiamento, tipico delle città moderne, soggette a trasformazioni imposte da una serie di fattori come quello della migrazione, dello smart working o della transizione ecologica. Io credo che non dobbiamo avere paura di questo cambiamento, ma dobbiamo provare a dominarlo, a governarlo, perché se riusciamo a fare questo avremo dei grandissimi benefici. Ed è questa la ragione per cui, guardando questi quadri, questo cambiamento non ha l'aspetto della paura. E i quadri sono colorati, sono gioiosi e sono in un certo senso anticipatori di un ordine nuovo che sta per nascere. Queste alterazioni geometriche del supporto anticipano che qualcosa sta per prendere forma. Sono parti incolori rispetto al quadro ipercolorato, perché ancora non sappiamo quale forma prenderanno, però sicuramente stanno contribuendo a mettere un ordine nuovo in questa complessità. Una complessità che dovrà sicuramente caratterizzare la nuova Pescara. Oggi non sappiamo quale sarà la forma di questa nuova città, però sappiamo con certezza che non può essere la sommatoria di tre territori. La mostra è arricchita da alcune opere del grande maestro di arte contemporanea, lo scultore ultranovantenne Angelo Colangelo, che di Sonzini fu negli anni 60 insegnante ed ispiratore. Un binomio per questa mostra proposto dallo stesso Sonzini e ben accolto dal gallerista Lucio Rosato. E Lucio Rosato è stato bravissimo, ha organizzato questo allestimento che mi sembra perfetto in uno spazio particolarmente bello e quindi questo per me è stato da una parte ringraziare Angelo Colangelo per la lezione che mi ha dato e da un'altra parte diciamo far rivivere questo binomio maestro-allievo nella speranza che sia generatore di novità importanti.